Anche Bitonto potrà beneficiare delle misure contenute nell'ultimo decreto e realizzare ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Così ha annunciato la deputata Francesca Anna Ruggero del Movimento 5 Stelle, componente della Commissione Finanze, a proposito del decreto Cura Italia, sottolineando che sono state liberate risorse che comuni, province e città metropolitane possono impiegare in questa situazione eccezionale. E delle misure eccezionali per far ripartire l'economia ha parlato ai nostri microfoni anche Domenico De Santis, consigliere del Presidente della Regione Puglia. Grazie all'accordo tra Regioni e parti sociali degli ultimi giorni, infatti, sono stati stanziati i primi 106 milioni di euro destinati alla cassa integrazione in deroga, provvedimenti del governo regionale per aiutare imprese e lavoratori ad affrontare questa emergenza. Abbiamo provato a studiare il decreto 18, il Cura Italia, per provare ad allargare quanto più possibile ai cittadini pugliesi, ai lavoratori pugliesi, la possibilità di poter accedere alla cassa in deroga. Sostanzialmente possono accedere tutti i datori di lavoro e le aziende pugliesi che hanno contratti a tempo indeterminato e determinato, quindi tutti i subordinati possono a poter accedere alla cassa in deroga, ripeto, dalle aziende sotto i 15 o comunque di quelle che non possono aderire alla cassa ordinaria o alla cassa straordinaria, possono aderire gli operai, gli impiegati, i quadri. Abbiamo allargato ai soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato. Rientreranno anche i lavoratori apprendisti delle aziende con meno di 15 operai, i lavoratori dello spettacolo e della televisione che hanno contratti di pochi giorni, gli operai agricoli, i pescatori, come assicura De Santis, sottolineando che la Regione Puglia ha chiesto ulteriori interventi al governo.